Domenica prossima, 23 aprile, nella Sala La Nunziata a San Giovanni Valdarno, in via Giovanni da San Giovanni, parte questa nuova primavera musicale sangiovannese a cura dell'Accademia Musicale Valdarnese. Siamo molto felici di ospitare questa nuova rassegna, che comunque è in continuità con gli anni passati, ma che ci ha abituato, grazie soprattutto a nomi importanti che l'Accademia riesce a portare a San Giovanni, delle manifestazioni musicali veramente importanti e di prestigio. Quest'anno poi sarà un anno importante di collaborazione tra il Comune di San Giovanni Valdarno e l'Accademia Musicale Valdarnese, perché nel prossimo autunno, a novembre, ci sarà la nuova edizione del concorso pianistico dedicato ad Umberto Quagliata. Ci stiamo già lavorando, lo stiamo già organizzando e sarà veramente un appuntamento nazionale ed internazionale di grandissimo prestigio. Però comunque adesso spazio alle iniziative della nuova primavera musicale sangiovannese. Iniziamo questo anno musicale a San Giovanni con la collaborazione del Comune. Sarà un anno intensissimo con tantissimi appuntamenti di altissimo prestigio. E iniziamo appunto con la primavera, domenica prossima, la nuova primavera sangiovannese, con un violoncellista di assoluto prestigio che è Alberto Casadei, figlio d'arte di Claudio, figlio di Claudio Casadei, che è un violoncellista di fama mondiale, che abbiamo avuto ospite, fra l'altro, anche qui a San Giovanni. E Alberto ci presenterà un programma bellissimo con una suite per violoncello solo di Bach e un'altra di Cassadò, e poi con musiche proprie, perché Alberto è anche un compositore, così come lo è il padre. Avremo e finiremo sempre questa rassegna il 28 di maggio con un'altra magnifica violoncellista che è Camilla Patria con l'orchestra di Grosseto e con un direttore turco. Faranno un programma magnifico. Lei suonerà appunto le variazioni rococò di Tchaikovsky per violoncello e orchestra. Poi avremo la Sinfonia Italiana di Mendelssohn. E nel mezzo a questi due appuntamenti avremo un altro bellissimo concerto per violino e pianoforte con De Magistris al violino e un programma tutto Donizetti, proprio una proposta particolare, ci sono anche delle prime esecuzioni assolute. E poi ci sembrava giusto lasciare uno spazio a un nostro sangiovannese che proviene dalla nostra scuola, dal Feroci, appunto, perché quest'anno è il 300° anno della nascita di Feroci, che celebreremo un po' durante tutto l'anno, e appunto avremo Gabriele Cerofolini che farà questo recital pianistico. Però, ripeto, questo è soltanto di un inizio che sarà straordinario, perché poi avremo un'estate intensa, avremo un'importante masterclass sempre qui a San Giovanni alla fine di luglio, poi avremo il festival, che avrà artisti di assoluto prestigio, veramente ogni anno sarà sempre più, sta crescendo tanto il nostro livello, anche perché sono veramente tantissimi gli artisti che chiedono di partecipare alle nostre stagioni concertistiche. E poi finiremo con il concorso Quagliata, che avrà la terza edizione, una giuria di grande prestigio, e veramente ringrazio tanto il comune di San Giovanni, il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, tutta la giunta, perché ci permettono veramente di fare un'attività di assoluto rilievo. E San Giovanni è veramente diventato oramai un centro musicale e culturale importante, non solo a livello italiano, ma veramente oltre.